Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Club Amaranto. Stasera è con noi Massimo Gianni. Ciao Massimo, bentornato. Ciao ragazzi, ciao. E i nostri due amici Franco Peruzzi. Ciao Franco. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao, E il nostro David Purpura. Ciao Papa. buonasera a tutti. Intanto come stai Papa? Meglio? Sei guarito? Sì. Ora mi sono un pochino ripreso, dai. Meno Gli male, via. influenzali, quelle che ti piegano. Allora, Massimo, insomma, ieri è arrivata questa vittoria importante, la terza consecutiva che non era mai successo. E tra l'altro, come ha detto il mister, insomma, guardando la classifica, è una classifica piacevole da guardare perché insomma si aprono anche prospettive e scenari che, diciamoci chiaramente, insomma, a inizio campionato non erano, insomma, diciamo, da tutti preventivati, insomma. Una classifica bella. Sì, la classifica non è bella, è splendida. Guardarla io da ieri che non faccio altro che così, Che andare a guardarla. tutti strani, Gli hai fatto mi una fotocopia con grattugiosi. l'ingrandimento. Dico, ma non è vero. Cioè, io ripenso insomma, a quello che era la realtà prima della partita col Perugia, insomma, questa. Non c'è mai stata contestazione vera e propria, però c'è questo malumore strisciante nei confronti diciamolo, insomma, dell'allenatore, di Indiani. Venivamo fermati, insomma, io alla categoria, come me, come tanti altri colleghi, venivamo fermati. Si dicevano: ma questo allenatore è bollito, questo allenatore non è adatto alla Serie C, questo allenatore non vede la partita, questo allenatore sbaglia la formazione. Però sta di fatto che ecco, ripensando a quelle critiche di allora, insomma, viene un po' da sorridere, un po' anche da esultare. Forte della sua grande esperienza, Indiani è riuscito a gestire bene, perché una cosa io l'ho sempre detta, ecco, qualche dubbio per onestà intellettuale l'ho avuto anch'io, non è che ora voglio dire, ci sono state persone che avevano dubbi e avevano, diciamo così, riponevano poca fiducia nelle capacità di gestire il gruppo da parte di Indiani. Quindi, davanti a certe formazioni, a certe scelte, certe anche esternazioni, dopo a qualche malumore, perché si vedeva che Indiani poi era nervoso. Lo si vedeva, non sembra neanche parente lontano di quello che si presenta adesso in sala stampa, risponde tranquillamente alle domande, non polemizza sulle domande. È chiaro che quando le cose vanno bene, diciamo che gli animi sono molto più rasserenati. Però, insomma, viene da pensare a tutto quello che è successo prima della partita col Perugia. E a quella partita che ha dato un po' la svolta al campionato. È chiaro che non è stata solamente quella partita, non è stato solamente un episodio. Va dato atto a Indiani di aver gestito bene il gruppo, perché ricordiamoci, c'era quasi 30 giocatori a disposizione, insomma, è un parco giocatori abbastanza spaventoso. E quindi è riuscito a tenere un po' tutti sulla corda. E poi la constatazione veramente che ci dà fiducia per il proseguo e per gli eventuali playoff, che penso che a questo punto sia questione proprio di sapere se arriveremo in una buona posizione, appetibile per fare i playoff, oppure in una posizione difficile. Però questa squadra fisicamente sta bene, a corsa, a gamba. Ha fiato, insomma, sbaglia poco o niente. Ha scritto molto bene Luca Morosi. Ha scritto che Arezzo in questo periodo, in questi ultimi tempi, riesce a rendere facili le cose che magari facili sono solo apparentemente, ma alla fine di facile l'abbiamo visto. Vediamo le altalenanti sequenze di risultati anche di chi ci precede. Quindi di facile non c'è niente, come non ci sarà facile niente sabato alle 2 contro una squadra
che io non vorrei incontrare in questo momento, sinceramente, perché siamo pieni di entusiasmo, ci vorrebbe un'altra squadra, almeno dal punto di vista tecnico, la Juventus fa paura, perché c'ha giocatori molto, molto bravi, molto ha un organico che insomma, è la seconda squadra della squadra più forte, più titolata d'Italia, quindi insomma non penso che qua mi piacque molto anche all'andata, anche se ovviamente ci mettemmo del nostro con una espulsione che insomma grida ancora vendetta. Detto questo, mi viene in mente il titolo di un film, io sono un appassionato di cinema, Le mine vaganti, un film di Optek, che fra l'altro invito chi non l'ha visto a vederlo perché è particolarmente emozionante, però insomma, prendo lo spunto di questo titolo di questo film per dire che l'Arezzo può essere un po' la mina vagante. La partita di sabato è veramente uno snodo essenziale, perché abbiamo a un tiro di schioppo, a un punto, il Pescara che comunque al di là della vittoria preziosa contro, che ci ha fatto un grosso favore poi tra l'altro, contro il Pontedera, insomma non c'è un rullino di marcia negli ultimi periodi particolarmente invidiabile. Quindi l'Arezzo potrebbe giocarsi questo settimo e sesto posto, che permetterebbe agli Amaranto di giocare i playoff, ribadisco, questo lo sappiamo, in una posizione vantaggiosa rispetto invece al decimo nono posto e dicendo. Insomma, c'è anche un Gubbio Cesena, che se Cesena vincesse a Gubbio avrebbe matematicamente vinto il campionato, e una nostra vittoria, una sconfitta del Gubbio ti porterebbe anche a meno uno dal quinto posto. Ora, tanto per sì, sognare. Gubbio, sì, è vero, il Gubbio viene, guarda caso, insomma, da tre sconfitte consecutive, ai noi l'ultima vittoria il 5 di marzo contro una squadra di indiani, peccato insomma, va bene, però insomma non è che ci stiamo qui a lamentare, tre vittorie consecutive ci hanno permesso veramente di arrivare a una posizione davvero invidiabile. Poi dovrò dire, io l'ho anticipato nell'ultima volta che sono stato qui ospite, sulla situazione, tra l'altro è stata analizzata anche sul Amaranto Magazine da Avato, su questa posizione da parte dei tifosi della curva, però insomma ne parliamo dopo, ora non voglio monopolizzare sì. Troppo l'attenzione. Dico semplicemente che sono stracontento, strafelice. Ecco. No, forse volevi dire, Andrea. Sì, dimmi, vai dimmi un attimo, dopo andiamo in piano. No, dicevo, forse volevi dire che il Gubbio, il Pescara deve giocare col Cesena. No, c'è Gubbio Cesena sabato. Scusate, Cesena Pescara, scusate. Cesena Pescara? Sì, Cesena Pescara. Perché ci ha già giocato il Cesena. Paghiamo col Pescara. Però sul Gubbio Torres, partita molto difficile per Gubbio. Gubbio Torres, cioè se la gioca Torres, in casa il Gubbio contro la Torres, sì. Comunque avevo confuso io. Sì, era Pescara, Cesena e Gubbio Torres, sì, giusto. Bravo Papa. Fra l'altro scenderemo in campo sapendo il risultato del Gubbio, perché giocheranno due giorni prima, insomma, quindi. Sì. Però io dopo dico una cosa che forse farà incazzare qualcuno, insomma, io domenica dico sabato l'importante è non perdere, perché a me fa paura questa partita. Io ve lo dico, io metterei una firma anche per un pareggio, basta, non dico altro. Ora, intanto leggo due messaggi di Massimo Bacci, che così ci riallacciamo a quello che delle interviste indiane, che dice: ciao a tutti, anche ieri il nostro mister ci ha stupito, i due centrali di difesa cambiati, anche se dopo con l'inserimento di Lazzarini è andata meglio. E Massimo Bacci dice: ieri in bambola in difesa finché Indiani non ha inserito Lazzarini e le cose sono cambiate, che ne pensate? Ciao a tutti. Ecco, intanto mandiamo un'intervista a Indiani e ringrazio Massimo per avercela concessa, e lo ringrazio veramente di cuore. Ecco, sentiamo Indiani, così dopo
commentiamo quello che ha detto, vai. Da incorniciare un'altra giornata da ricordare, che non è l'unica, però questa è particolarmente significativa. Intanto 3 punti, la terza vittoria consecutiva e un posto in playoff che sembra sempre più vicino. Sì, il risultato dice questo, anche se ecco, prima di analizzare noi volevo fare un complimento a loro, perché veramente credo il nuovo allenatore in 3 giornate abbia fatto un lavoro straordinario. Giocano così, uomo contro uomo, a tutto campo, vengono su e nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà enorme. Credo nell'ultimo 2 mesi non ci aveva messo nessuno in difficoltà così, anzi, forse faccio fatica a ricordare un'altra difficoltà del genere. Loro sono stati bravissimi, nel primo tempo bravi. È chiaro, noi potevamo concretizzare magari qualche situazione, diciamo anche la situazione arbitrale particolare, però loro bravissimi e mi piace fargli i complimenti. Poi la distanza magari no, la distanza di secondo tempo la cosa mi sembra si sia riequilibrata e insomma potevamo anche concretizzare e finire un distacco ancora maggiore. Ecco, loro pronti via, come ha sottolineato, sono andati subito in pressing, poi c'è stata quella parata di Trombini che ha, diciamo, anche cambiato un po' le sorti di questo match. Comunque una vittoria che non fa una grinza, mister. No, l'ha cambiato, la parata di Trombini era in qualche decimo in più tempo, 15esimo, era tutta la gara davanti. Lei quando uno fa una parata a 5 minuti alla fine, magari è fondamentale. È come quando sbagliamo un rigore, se sbaglio il rigore il decimo in primo tempo ha un valore, se lo sbaglio il 90esimo da un altro. No, poi no, qua la distanza mi sembra che la vittoria, no, nessuno è qui a dire ecco, che abbiamo rubato o roba del genere, la vittoria la Roma vittoria ci stia, però ecco, loro ci hanno messo una grossa difficoltà e ripeto, se noi l'avevamo preparata, si sapeva perché abbiamo visto filmato, lo dissi ieri in conferenza. Questi dovevano vincere larghi o i sestri e poi la settimana dopo i sestri hanno dato 3 gol ai Gubbi, così che era indicativa la cosa. E però ecco, se non eravamo il pezzo, mi siamo stati anche in fase non possesso, non veniva, credo, 2-0 mai venuto. Mister, volevo chiederle anche una curiosità, no? Perché Donati e Montini hanno giocato in posizioni diverse rispetto al solito, ecco perché come è nata questa scelta, e poi Donati alla fine è rimasto negli spogliatoi, non nell'Interval. Ma loro, credo, abbiano un Petrungaro veramente in audizione, le partite che ha fatto il nuovo allenatore in casa, ha determinato 2 gol e allora mi piaceva mettergli lì, diciamo, il nostro degli esterni, quello più difensore, cioè con caratteristiche più da difensore, credo che Petrungaro non è che abbia fatto oggi grandi cose, anche nel momento di loro maggiore, che hanno spinto nel momento maggiore all'inizio di gara, ecco, Petrungaro non è che, ecco, i problemi credo non siano venuti da lì, fatta per questo genere. Poi è chiaro, Donati la parte opposta ha difficoltà, però non volevo levare Montini dalla parte di Petrungaro, però poi è entrato Coccia più di ruolo, però va bene, tempo per uno va benissimo. Quindi 3 vittorie di fila, l'Arezzo non l'aveva mai fatte in questa stagione e questo insomma in chiave playoff è una bella indicazione, no? Anche per lei. Ma devo dire, 3 vittorie consecutive, è chiaro, lo dicevo prima, là, dopo il primo obiettivo della salvezza e credo ormai a questo punto è più di un mese, no? Raggiunto praticamente, è chiaro, devi andare a cercare altre cose. E bisogna andare avanti, difatti cerchiamo di farlo, ora però ecco, ora viene difficile, insomma, ora siamo, si vorrebbe essere la cosiddetta mina vagante, come diceva prima Alberti, vediamo se ce la facciamo, anche se insomma, è dura, l'abbiamo visto oggi, ragazzi. Facevo un altro esempio, ragazzi, ecco, per far capire ancora più il concetto. Torres rispesa, non sono di piccola, rispesero, direi tutto sommato, ecco, la vittoria a confronto oggi molto, molto, molto più semplice, no? E Torres rispesa, erano 93, vinto la Torres. E sono tutte partite difficili, ogni partita fa storia a sé. Il livello è bello, bello elevato ed equilibrato, anche tra le ultime e le prime, mi sembra. Sicché è ancora proprio, viene bello e difficile, ma anche bello allo stesso tempo, perché la classifica è inutile nasconderci, ora è piacere guardarla, fa piacere guardarla. Ecco,
Allora, Franco, insomma, commenti un po', se ne parlava anche fuori onda, no? Un pochino, commenti un po' queste diciamo che non sono d'accordo su nulla quasi di quello che ha detto, però dopo una vittoria è bene festeggiare, perché le difficoltà più che altro mi sembra l'abbia creata la formazione nostra che abbiamo messo in campo, perché mi sembra che era talmente tanto semplice, visto che erano tutte a disposizione e in buona salute, far giocare i soliti di domenica passata, quindi la coppia centrale Lazzarini Chiosa, Donati a destra e Montini a sinistra e Mavuri in mezzo al campo, cosa che poi nel corso della gara è andata a formarsi più o meno, è entrato Coccia al posto a giocare a sinistra. Però secondo me, oltre all'avversario che probabilmente aveva un po' di spirito in più per giocarsi la partita dell'ultima spiaggia, io sulla formazione messa in campo ho avuto tante perplessità che poi si sono manifestate nel campo, perché comunque Donati a giocare a sinistra era una difficoltà palese, che proprio piede contrario e poi non contrastava. La coppia centrale, giochi uno contro uno con tutti, io uno contro uno preferisco giocarmela con Chiosa e Lazzarini che con Masetti risaliti, mi sembrano molto più adatti che stare sul pezzo. Poi Mavuri in mezzo al campo di ora faccio fatica a rinunciare, cioè dopo abbiamo vinto e tutti contenti, poi se lo prendi il gol dopo 10 minuti, sì, c'hai 80 minuti per recuperare. Però dai, recuperare intanto, e il gol lo prendi. Io sono dell'idea che ieri abbiamo regalato un tempo. Buona parte del primo tempo abbiamo regalato. E l'abbiamo regalata proprio in virtù di una formazione che, a mio parere, ma non sono io allenatore, è l'opinione di un tifoso, non era quella adatta a scendere, a contrastare questi avversari. Poi, rimesse le cose a posto, non c'è stata partita, perché dopo... dal gol in poi è spianato la strada, non è nemmeno dal gol in poi, perché hanno avuto loro l'occasione un paio per pareggiare, di cui una clamorosa Sorrentino, anche lì venuta da una palla sulla fascia sinistra contrastata male da Donati, per dire, si torna lì. Ora è un momento che anche i nostri, perché gli errori si continuano a fare, non è che non se ne fa più come all'inizio del campionato, se ne fa forse meno, ma all'inizio del campionato ti facevano sempre gol e ora probabilmente non te lo fanno sempre, però diciamo che è andata bene, siamo tutti contenti, siamo felici e si festeggia. Però fossi nel mister ci penserei più attentamente a fare dei cambi di questo genere nelle prossime partite, insomma. Io sono dell'idea che non c'è più turnover, giocano i migliori, giocano quelli più in condizioni, giocano quelli che rendono la squadra più equilibrata. Per 5 partite non vedo nemmeno il problema di tenere insieme la rosa. Cioè, i valori dei giocatori sono determinati nell'arco di 30 partite. E si sono visti quelli che in questo momento sono quelli che offrono le maggiori garanzie e rendono di più. E quindi non capisco io tutti questi cambi quando non ce n'è bisogno, soprattutto quando non c'è bisogno, perché la cartina torna sole è che nel secondo tempo hai di fatto giocare più o meno la squadra che gioca ultimamente e si è vista subito la differenza. Ecco Massimo, e allora, poi io sono un po' in disaccordo su questa analisi, spiego il perché. Allora io ripeto, bisogna tenere conto di una formazione, ripeto, la Fermana che aveva perso solamente 2 partite nelle ultime 6-7 match, è venuta a giocarsi la partita della vita. Insomma, non so se abbiamo visto, avete notato l'atteggiamento al fischio d'inizio, si sono schierati 5 giocatori alla linea e come hanno battuto il centro sono scattati subito in avanti. Loro hanno tenuto un ritmo molto alto, ci hanno messo in difficoltà, sì, ma sul pressing, perché correvano in maniera anche abbastanza intelligente e costruttiva. Poi però, insomma,
ricordiamoci che insomma, bene o male abbiamo ribattuto colpo su colpo, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, secondo me meritatamente, al di là dell'occasione loro, ma abbiamo preso un palo, siamo andati vicinissimi almeno 3-4 volte a segnare un altro gol. Quindi a me mi sembra un'analisi un po'... Sì, ma Franco, io mi chiedo anch'io perché non gioca Chiosa, mi chiedo anch'io perché non gioca Lazzarini, ma evidentemente no, ma... perché c'è, cioè Franco, perché se no vuol dire, stiamo parlando di un allenatore che ha quasi 70 anni, ha una caterva di successi come palmarès, è un allenatore che ha detta dei giocatori, te lo posso assicurare, io con i giocatori ci parlo. Hai messo a discussione su una cosa che non c'entra niente, perché non è in discussione l'allenatore, non è in discussione l'allenatore o il valore dell'allenatore, l'analisi di una partita che lui te l'ha raccontata in un modo, io tifoso l'ho visto totalmente in un altro modo, sono qui come tifoso a commentare quello che ho visto ieri io. Eppure abbiamo una certa età, da che mondo è mondo l'allenatore, anche quando le cose vanno male, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè è chiaro che l'analisi la fa sempre, diciamo, per... in maniera ottimista. Ma scusa Massimo, da che mondo è mondo, io non conosco, cioè non è che io non ho mai visto un allenatore entrare negli spogliatoi e dire ho sbagliato tutto, si è sbagliato tutto quando si è vinto 2-0, che vuoi che ti dica, non si fa l'analisi a partita di quello che si è visto, non si fa l'analisi di quello che si è visto. Un'analisi un po', se permetti, no, che scelta, ma te fai l'analisi secondo quello che hai visto e secondo quello che ritieni più opportuno, sei libero di farlo. Io d'altronde ti posso dire che secondo me è un'analisi un po' troppo impietosa nei confronti di certe scelte che ha fatto Indiani, perché fino a poco fa, ragazzi, quanti giocatori c'ha? C'ha 27-28 giocatori a disposizione, quanti ce ne ha? Nella nostra rete 24. Sì, va bene, 24 perché è andato via, cioè, quindi va bene, 24 giocatori, però insomma, gestire 24 giocatori, che tolto uno o due, poi che, va bene, fa giocare anche quello, perché anche a parte Castiglia che è un po' che non si rivede, poi hanno giocato tutti. Sì, praticamente ha sempre fatto giocare tutti, e questo cementa lo spogliatoio, solidifica. Ma non solo, poi posso dire una cosa? Cioè, secondo me, no, allora, partendo dal presupposto che la cosa fondamentale era salvarsi, e noi ci siamo salvati la settimana scorsa. Poi che è successo? È successo che... Se non mi interrompi, arrivo a dove sei arrivato te. Sei partito da lontano, sei partito. Scusa, hai parlato mezz'ora, se permetti fammi parlare 2 minuti, cioè, non ho capito, puoi farmi partire da Poti per arrivare giù, dammi un attimo, se no vuoi riparlare tutto te, vai, continua, vai. Parla te. Dai papà, cioè, dai. Scusa Franco, abbi pazienza, sto dicendo. Era fondamentale salvarci, ce l'abbiamo fatta. Poi logicamente, come ha schierato la formazione domenica, logicamente ha lasciato lì per lì un po' perplessi, perché dice, perché ha cambiato questi due centrali? Se giocava tanto bene Lazzarini, ricordo che era diffidato, come diffidato anche Mavuli. Magari ha fatto un ragionamento Indiani, ha detto me li voglio tenere. Ma questa è una questione probabilmente mia, lo so che non sei d'accordo Franco, perché te metteresti sempre la migliore formazione, però dal momento che ci siamo salvati potrebbe anche aver fatto questo ragionamento e dire ora ci si può rischiare anche con la Fermana di fare una partita, insomma, se si vince, se non si vince
ma se si vince lasciando Lazzarini, Mavuli per la partita contro la Juve, si potrebbe andare ancora più avanti. Probabilmente ha fatto un ragionamento del genere. Poi sullo spostamento degli esterni, anche io lì sinceramente non sono tanto d'accordo, però Indiani lo fa di lavoro, l'avrà visti i filmati, avrà studiato gli avversari, e io non credo che l'abbia fatte così a casaccio. Però ripeto, dopo l'interpretazione è molto personale, ognuno gli dà la sua. Io credo che però sul discorso dei centrali abbia risparmiato Lazzarini perché preferisce metterlo in campo contro la Juve. Poi c'è Massimo Bacci che dice: ma Polvani, sapete niente? Ieri non era nemmeno in panchina. Qualcuna notizia di Polvani perché non era in panchina? Problemi fisici? Sì, c'è qualche problema, quindi non è stato convocato, però sul bollettino medico non è stato diramato, quindi sapevo che c'aveva problemi fisici, però di che entità, quindi magari anche preservare Lazzarini potrebbe essere come dicevi te Papa, potrebbe essere anche probabile. Poi c'è sempre Massimo Bacci che dice: Franco ha pienamente ragione, a 5 partite alla fine non si può cambiare così dei giocatori. E c'è Patrizio che dice: c'è un motivo per cui non si può dire che Indiana è leggermente superbo e presuntuoso, vero che ha vinto tanto, ma lui sbaglia come qualsiasi persona, ma questo non lo ammette mai. Poi abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ma lui dice che vuole alzare l'asticella, ma poi sembra andare al contrario. E Claudio Sgrevi che dice: sì, ma mettere fuori ruolo Donati e Masetti, che non è per me, fuori ruolo Donati e Masetti, che non è per me all'altezza di quel ruolo. Va bene, però dopo alla fine, tanto chiaramente sono scelte che prende il mister, e poi lui comunque conta il risultato, poi alla fine non vanno bene che ne risponde, quindi alla fine, io ecco, sono d'accordo un po' con tutto, un pochino di quello che ha detto Franco, un po' di quello che ha detto Massimo, un po' di quello che ha detto il Papa, sono d'accordo un po' con tutti. Io l'unica cosa che non sono proprio d'accordo con Indiani, ma sono d'accordo molto con Massimo, è sulla parata dei Trombini, perché secondo me, e Massimo gliel'ha fatta questa domanda, questa considerazione, sì. Secondo me se prendi gol dopo 10 minuti magari la partita ti si mette, non è così facile secondo me riaddrizzare. No, in virtù di quello che abbiamo visto in campo non sarebbe stato assolutamente facile, perché ripeto, la Fermana ha giocato una buona partita a viso aperto, ma c'era l'aspettato, così come giocherà a viso aperto anche la Juventus, che non ha diciamo stress da classifica, no? Cioè, il compito della Juventus è un altro, insomma, cercare di far giocare e valorizzare i giocatori che non trovano spazio in prima squadra, quindi era una situazione per così dire ideale, no? per l'Arezzo, però d'altronde era anche una situazione pericolosa, perché prendi un gol e poi dal punto di vista tattico ti si rivolta completamente la partita, perché a quel punto la Fermana va a difendersi, non ad attaccare come ha fatto per tutto il match, e quindi te insomma hai vita molto ma molto meno facile. Poi sui sé siamo d'accordo che non si può star via a parlare, no? Perché sui mano non si costruisce assolutamente nulla, non c'è mai la controprova, però se prendi quel gol, io lo so, la partita ti cambia completamente anche dal punto di vista tattico. È un episodio importante, infatti, secondo me, esatto. Quindi è fatto bene secondo me a sottolinearlo, perché è un aspetto importante di quella partita, assolutamente d'accordissimo. Ecco, però diciamo una cosa, sicuramente si può discutere, però davanti diciamo che l'Arezzo, prima voglio sentire Franco e poi Massimo su questo, anche te Papa, comunque ha trovato un equilibrio, perché comunque Gucci, Gattini, Guccione, Pattarello, diciamo che di lì non si scappa, insomma, l'assetto offensivo dell'Arezzo ormai è ben definito, è questo, no Franco, poi Massimo. Dovrebbe essere questo, perché Gardini è salito tanto di tono, Pattarello ieri ha giocato una partita diciamo abbastanza vivace,
meglio de, sicuramente migliore delle ultime che aveva giocato, e anche se ogni tanto ti lascia perplessa qualche scelta di gioco che ti verrebbe voglia di bestemmiare, mi verrebbe da dire, però cioè, ieri ha giocato veramente una buona partita. Poi Guccione, cioè, se pensate al secondo gol, è andato a recuperare uno come lui, che non è di quelli che cioè praticamente cade nella corsa o nello scatto, la sua dote migliore, è andata a recuperare una palla che stava andando sul fondo, tant'è che sono quasi metà fermati quelli della Fermana, perché l'avevano fatta fuori a palla, e invece lui ci è andato a recuperarla e poi l'ha rimessa in mezzo. Lì poi anche il portiere loro è un po' uscita vuoto, però Gucci ci è andato, ci ha creduto, ha fatto gol. Cioè davanti noi siamo una squadra che comunque ora se li metti insieme il gol lo trovano abbastanza, si trova abbastanza facilmente, ecco. Il problema è sempre mantenere l'equilibrio e quindi avere dietro un centrocampo e una difesa. Ma lì sono le scelte fatte o non fatte di domenica in domenica, perché per sostenere quattro in quel modo, per me un centrocampo più robusto serve, perché se ci metti Catanese, che ha giocato una buona partita anche lui, sinceramente, anche di nervo, però il filtro, il giocare la palla o far ripartire l'azione come fa Mavuli, non lo fa di certo. Sono giocatori con caratteristiche diverse, è molto più offensivo probabilmente Catanese, e già avere un uomo in più in quel modo in mezzo al campo mette un po' in affanno la nostra fase difensiva. Massimo. Sì, davanti credo che vince. La scelta oramai è delineata, è chiara, insomma, è palese. Grazie anche a un Guccione che ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori, e poi soprattutto a questo Gardini che è sempre più straripante, fa un lavoro anche dal punto di vista tattico molto, molto importante, perché come avete visto ripiega indietro, va a dare una mano a centrocampo, in fascia scende addirittura fino spesso anche ai limiti in area di rigore nostra, e questo sta a testimoniare che il giocatore è in grandissima salute, ha una buona prestanza fisica, e poi c'è il colpo. A me Gardini, lo dicevo in tempi non sospetti, Gardini è un giocatore che continua a crescere, molto interessante, secondo me a breve lo vedremo giocare anche a altri livelli. Guarda, t'azzardo. Azzardo questo. Devo ricordare, Papa, mi dai anche la tua su questa opinione, anche cioè poi l'episodio anche del possibile rosso, che anche quello poteva indirizzare la partita, poteva dare un'altra piega subito alla partita, anche quello insomma è un episodio che comunque Gardini si era procurato, insomma, ecco, però va ricordare. Eh sì, in effetti abbiamo, diciamo, siamo partiti forti, c'è stata questa occasione, non si è capito com'è che a volte gli arbitri, cioè, perché secondo me era fallo da ultimo uomo, è vero, un po' defilato, non era proprio centralissimo, però non, almeno io non ho visto altri giocatori oltre quella linea, quindi doveva essere rosso diretto. Ma anche Mosconi stesso il fatto che l'ha sostituito si è accorto che l'ha graziato, sì, però insomma l'inerzia di una partita la cambia, insomma, però purtroppo sono episodi che a livello arbitrale non è la prima volta, siamo abituati a vedere queste cose, non solo noi, però ti vanno a influire poi sul risultato finale. Oggi c'è andata bene, così è successo anche, se non sbaglio, a Pineto, perché però lì a Pineto c'era la signora che l'ha buttato fuori sul fallo Pattarello, no, da ultimo uomo, lì l'aveva toccato, l'aveva appoggiato sulla spalla, Pattarello è caduto, e giustamente, perché insomma l'ha disturbato e l'ha buttato fuori, ecco, ognuno ha il suo metodo di giudizio, questi arbitri, però quello era palese, secondo me era proprio un fallo da espulsione. È andata comunque bene così. Volevo fare semmai un altro riferimento al fatto che questi quattro
si stanno trovando bene quanto d'attacco, anche perché al di là che sono un po' obbligati a trovarsi bene, ma perché sono comunque Guccione di qualità, uno insomma è arrivato a 8 reti. Come dice il nostro Bondi, Guccione è di un'altra categoria. Dai, cioè Guccione ti fa la differenza quando è in palla, tanta roba. E così Pattarello non lo tieni, se dice di partire devi far fallo, e comunque insomma Pattarello ha inciso tanto in quest'ultimo scorcio di campionato, e Gaddini è cresciuto, e quindi e Gucci, ecco, Gucci 11 gol, come? Cucci 11 gol, ma scherzi, sono certo, sono tanti. E poi si sono incominciano anche a trovarsi a capire i loro movimenti tra giocatori, anche perché non è che abbiamo grandissime alternative oltre loro, diciamo la verità, e va bene così comunque, dai. In attacco non c'è tutta questa sovrabbondanza, ecco. È l'unico reparto bisogna... che insomma, no, io ogni volta che Gucci casca a terra mi metto sempre le mani nei capelli, perché c'è da aver paura. Anche ieri ha subito due falli, è stato in terra, è dovuto intervenire il massaggiatore. Io sono sempre le tre mani, perché se questo si fa male, io insomma, cioè, a noi ci cambia il finale di cambia tutte le prospettive, perché poi Gucci è sostituibile. C'è da dire che Gucci è un giocatore che ha sempre un po' sofferto di problemi fisici, e devo dire che quest'anno grazie a Dio insomma ha avuto una stagione d'oro sotto tutti i punti di vista, perché anche quindi, fisicamente non ha avuto bravi costi. Preparatori anche, quindi Assolutamente, certo. No. Bravi tutti quelli dello staff, perché ricordiamoci che insomma Indiani lavora con uno staff insomma importante, gente competente, brava, da preparatore professionista in seconda, insomma buon Pecorari, che insomma ha avuto esperienze importanti, quindi sì. Assolutamente fatto bene a ricordarlo, perché c'è tutto il lavoro dietro, non c'è solo Indiani, ma c'è uno staff dietro che fa un grandissimo lavoro. Ecco, Massimo, venendo un po' alla partita di sabato, no? Accennavi all'aspetto della tifoseria, no? Ecco, due parole giusto. Due parole, ma tanto a quanto pare. Ho parlato con un paio di questi ragazzi della curva e sembrano irremovibili, insomma, non vogliono entrare. Quindi giocheremo, per fortuna, non con uno stadio deserto, perché poi la curva sarà aperta, quindi ci saranno sicuramente tifosi che entreranno, poi ci sarà forse anche il richiamo della Juventus per qualcuno, ma insomma sta di fatto, e soprattutto il fatto che sarà una partita molto importante. Però io l'ho detto a loro, lo dissi in trasmissione la settimana scorsa, a maggior ragione dopo la vittoria di ieri. Questa è una partita importantissima, fondamentale. Io capisco l'incazzatura da parte del tifoso, perché secondo me le squadre B delle grandi società sono un'aberrazione, cioè, io la penso così, non ci incazzano niente, dovrebbero fare il campionato per cavolarci loro, stop, non ci dovrebbero assolutamente essere. Quindi è una cosa che capisco la contestazione, e la forma e la sostanza della contestazione che non condivido assolutamente, perché a chi fanno un dispetto? A chi? Cioè la contestazione a non essere lì dentro lo stadio. Che contestazione è? Cioè la contestazione la fai, entri, contesti, urli, nei limiti ovviamente della civiltà, rimanendo sempre nei canoni civili, ma te la prendi con le istituzioni, fai uno sciopero magari del tipo un quarto d'ora, di manifestazioni ce ne sono tante, ma entri e fai il tifo con la tua squadra, perché se no non, cioè, io non riesco veramente a capire
cosa domenica, che dico sabato, qualsiasi sia il risultato, alla fine quelli della Juventus quando salgono nel pullman, pensate che possano discutere per 30 secondi del fatto che non sono entrati quelli dei tifosi dell'Arezzo? No, fatemi capire. Quando tornano a Torino, che si fanno? Vanno a casa di Lapo Eckham, gli suonano il campanello a mezzanotte e mezzo, gli dicono: oh, ma lo sai che i tifosi dell'Arezzo non sono entrati dentro lo stadio? Oppure alla federazione, alla Lega di Serie C, ma cosa gliene frega? Cosa gliene frega? Cioè, questo, facciamo un dispetto a noi stessi, perché come ho ribadito in più di un'occasione, quelli della Juventus, Under 23, che purtroppo fanno parte del nostro girone, sono abituati a giocare in stadi deserti, sempre, praticamente, perché quando giocano a casa, quando non ci vanno i tifosi avversari, ci sono 40 spettatori, ma a esagerare, io ci sono stato un paio di volte all'Italia quando abbiamo giocato nelle due occasioni precedenti che abbiamo giocato contro la Juventus. E quindi questi sono abituati a giocare con poco pubblico, e quindi diamo una specie di assist ai nostri avversari in una partita fondamentale. Poi aggiungo un'altra cosa, va bene? Che ne parlavo ieri pomeriggio, perché guardavo la classifica, e invito anche voi a fare altrettanto. Ma mettiamo che noi si arrivi sesti, va bene? Ecco, allora ci sono buone possibilità di beccare la Juventus. No, si gioca la partita in condizioni di vantaggio in casa, partita secca, che abbiamo due risultati su tre contro una squadra che tecnicamente è fortissima, perché ricordiamoci questo: la Juventus dal punto di vista tecnico è fortissima. Poi non gliene frega niente, chiaramente non hanno il patena, cioè chiaro che non possono far figure brutte figure, ma manco se si pongono il problema di vincere il campionato. Però insomma, quando arrivano i playoff li vogliono giocare, quindi non è che vengono Arezzo a regalarti niente, come non ti regaleranno niente sabato. Però domanda: se becchiamo la Juventus, cosa probabile, allora che si fa? Si diserta un'altra volta la curva? Poi so e chiudo il discorso, che il presidente ha parlato con questi tifosi, ha detto: guardate ragazzi, vi chiedo, vi prego, entrate, studiamo una forma di protesta. Ora questa è una cosa che non dovrei neanche dire, ma insomma ha detto: se facciamo una protesta tipo far ritardare la partita di un quarto d'ora, e si fa questo modo di protesta, ci fanno una multa, la pago volentieri, però entrate per favore, perché... E loro sono stati irremovibili, hanno detto: no, non entriamo. Quindi io mi arrendo. C'era qualcuno, mi sembra, in una trasmissione di Arbore, un caratterista, che diceva: non capisco come vedevo, io non capisco e non mi adeguo, quindi fate voi. In effetti hai ragione, ve lo ricordate? Sì. Abbiamo una certa età, ce lo ricordiamo. Infatti. Più parole su questo, poi cambiamo argomento. Io rispetto l'opinione della curva, perché comunque sono una questione di principio, e per le questioni di principio a cui si tiene bisogna essere anche disponibili a sacrificare un po' del nostro per far sentire la voce, quindi o far vedere che non siamo presenti, tutto il resto. Se no, diventa normale anche quello che per noi non è normale. Quindi io sulla forma di protesta sono favorevole. Non è un vantaggio per la squadra, però è un'iniziativa che ormai va avanti da quando sono comparse le squadre B, e portata coerentemente avanti da qualche tifoseria, non da tutti. Però io su questo sono coerentemente favorevole. Massimo probabilmente voleva rispondere a Franco dicendo: la protesta
è giusta, cioè nel senso è legittima. Su però questo siamo d'accordo. Se ti porta poi anche a delle a dei risultati, ma se tu vedi che in 10 anni no, la situazione questa qui non è che la cambi, te puoi protestare per altri 10 anni, non entri allo stadio ma non cambia niente, cioè non capisco, diventa sterile una cosa, allora a quel punto la tradizione diventa, quando c'è la Juve non entro, va bene, però non è più una protesta. Protesta serve per ottenere dei risultati, te in piazza ci vai a scioperare per ottenere per avere dei diritti, per ottenere dei risultati, ma quando tu sai perfettamente che questo meccanismo non verrà mai smantellato perché tu non entri in campo, cioè non entri allo stadio, ha poco senso secondo me. Ma non verrà mai smantellato perché non c'è un'unità fra tutte le componenti della tifoserie e della tifoseria, perché ci fosse l'unità più massiccia, e invece che fosse la curva, fosse tutto lo stadio che non entra, in tutte le città dove vanno a giocare, il peso sarebbe totalmente diverso, perché qui si parla in un modo, poi dopo, cioè non dovrebbe essere la curva che non entra, dovrebbe essere una città che si ribella al fatto che un posto in un campionato di Lega Pro dedicato alle realtà più piccole venga occupato da società professionistiche per fare i loro guadagni e cose di interesse. Una però, città o tutte? Tutte le città, non una città. Allora ecco. Io parlo della mia intanto, io parlo della mia, non parlo, ma dovrebbe essere di tutte le città. È della dal Lega 2018 Pro, che non si è, hanno, è dal 2018. Ma è dal 2018, non è successo niente. Anzi, ora entra anche Bergamo, entra anche il Milan, entra... Cioè, vedi che non funziona ma proprio sta perché cosa. Non perché la protesta non è compatta e coerente con tutte le società e tutte le città, perché poi alla fine avere quel 1,2 milioni di iscrizioni a qualche presidente può darsi che lo spicciolo gli serva, e allora la protesta è molto più blanda, però non è una cosa, ma come si potrebbe dire, sono sensazioni personali e sono punti di vista personali. Per me la protesta dovrebbe essere non entrare in nessuno stadio, dovunque vadano tutte le città, farli giocare nello stadio vuoto, punto. Ecco, ma allora, andrebbe bene come protesta. Questo, sì. La faccio vincere. È un'aberrazione. Io sono la protesta... Contro. È una cosa veramente schifosa, sì, Franco. Però ma la protesta non era non ti... ma io entro, ma io la protesta, cioè, non protesti, ma che protesta è? Se stai fuori dallo stadio, che protesta è? Te entri in campo e protesti e contesti e tiri fuori gli striscioni, fischi quando toccano la palla loro, gliene dici di tutti i colori, ma sta fuori dallo stadio, ma che senso ha? Gli fai trovare uno stadio vuoto. Ma che gliene frega? Gli fai un favore, Franco, gli fai un favore. Un conto è il lato tecnico della partita, un conto è l'aspetto morale, etico della partecipazione delle squadre B al campionato di Lega Pro. Nessuno allora, se te mi dici sul discorso tecnico, che certo che fai un favore, ma questo è scontato, ma non è questo il tecnico, problema, perché se voi lo mettete sul piano tecnico, ma è uguale, ambientale tecnico, è uguale. Stai a guardare quello che potrebbe creare la differenza del risultato nel campo, una presenza del pubblico e tutto il resto, ma non è sul risultato del campo che va battuta questa protesta, va battuta sul far sì che questa squadra non partecipi alla manifestazione, e quindi per non partecipare a queste manifestazioni gli devi creare talmente eclatante come protesta in tutti gli stadi, in tutti i campi che vanno, che anche chi organizza questo campionato alla fine dice ma cavolo, ma se va a giocare qui cioè deve essere forte e compatta questa protesta, non può essere sì si protesta però dopo se vince si fa 3 punti, si fa playoff, perché allora se vai a guardare l'aspetto numerico e sportivo, no, le partite andrebbero giocate tutte, vinte tutte, ma noi si sta dicendo i ragazzi che protestano applicano queste forme di protesta, no? Protestano per un'altra cosa ben diversa, e protestano perché ci sono delle realtà che partecipano ai campionati senza averne titolo, senza averne diritto, togliendo lo spazio
Diritto ce l'hanno, grande. Stai continuando a ripetere la stessa cosa. Cioè, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che siamo solo quelli della curva, siamo tutti schifati dal fatto che questo non è il calcio che noi vogliamo, questo non è il calcio. Però tu vai a vedere la partita. Allora, ma è la forma della protesta, Franco. Se mi stai dicendo che era il 2018 che non entrano in curva. Ma allora te dal tuo pulpito di giornalista professionista. Dal tuo scranno incomincia a lanciare l'hashtag, dice domenica non si va alla partita e si fa trovare lo stadio vuoto. Come te, tutti i tuoi colleghi in tutte le città dove va a giocare la Juventus. Vabbè, ha un altro peso, un'altra forma. Sì, ma questo avrebbe un altro peso. Questo, allora, se gli fai trovare lo stadio vuoto, questa sarebbe una bella protesta, secondo me. Fatemi finire il secondo. Sarebbe una protesta che avrebbe molto più senso se tutte le tifoserie lo facessero. Bravo. Allora, certo. Se trovassero lo stadio vuoto in ogni partita, e allora sarebbe la rivolta dei tifosi anche nei confronti di quei presidenti. Ma allora, e poi quando finta nei incazzarsi, ma non gli fa manco il velo, perché come ha detto prima Andrea, questi tirano fuori 1.200.000 euro per l'iscrizione che fanno particolarmente comodo, capito? O pecunia non olet, no? Dicevano i latini, purtroppo. Sì, ma infatti dovrebbe essere. Io sono d'accordo sul fatto che dovrebbe essere una protesta a livello nazionale, ma di portata maggiore. Tutti. Ma guarda, ma in tutte le tifoserie, tutte le partite, al 90, non dico 100%, ma al 99% di tifoserie, quando c'è la Juventus, attuano questa forma di protesta. Quasi tutte le tifoserie, non dico tutte, ma quasi tutte. Allora, se da questo forma che è solo a curva diventa tutto lo stadio di tutte le città, va bene, la forma di protesta ha un altro peso, però se nessuno lancia il primo sasso e porta a livello più alto la forma di protesta, rimarrà sempre così, che si va a guardare se 3 punti ci servono o non ci servono oppure no. La protesta è su altre cose, non sulla partita con la Juventus, è sulla presenza di questa squadra in questo campionato. E la partita su questo siamo d'accordo. Però stiamo discutendo sulla forma della protesta. Intanto il prossimo anno ci ritroviamo in Milan, probabilmente la Roma, e se parla anche il Sassuolo, volevano entrare anche il Sassuolo. Sassuolo uguale, se ne usciti, io mi domando a quel punto. Se cominciano a entrare altre 4-5 squadre, faranno, mi auguro, un campionato per la farci loro, che non ci verranno più a rompere le scatole. Probabilmente ci sarà una riforma dei campionati, probabilmente, comunque vedremo. Un'altra. Parlavano di una riforma, di una C elite, di una D elite, ma poi ora vedremo, insomma, vedremo che parte. Parlano da un pezzetto. Sì, sono 5 anni che lo dico. Però si renderà necessaria, se entrerà altre 5-6 seconde squadre, si renderà necessaria, perché non... Come fare? Allora, il Milan è quasi sicuro che il prossimo anno avrà la squadra B. Anche lì? Quasi sicuro. Il Milan, la Roma e la Fiorentina, a quanto pare, sono intenzionati a presentare la squadra B. Io così ho letto... Sì, ma per entrare a squadra B deve essere sempre una società di Lega Pro che non si iscrive, ok? Perché se no non possono entrare. Se tutte quelle di quest'anno, quelle che si salvano, presentano iscrizioni, sono... No, allora, la logica è questa. Purtroppo le squadre che non si iscrivono ogni anno non mancano mai l'appello. Sì. Ma quello non manco mai all'appello, poi dopo c'è chi fa. Ma parlavo della riforma dei campionati proprio per questo, per dar modo a queste squadre di entrare. Parlavo di una riforma dei campionati proprio per questo, perché comunque scusate, ma il campionato esiste, si chiama Primavera, va bene, l'hanno già diviso in 4 serie, il campionato Primavera, proprio per creare una competitività diversa, per fargli
come dire, le promozioni, assaggiare le promozioni e le retrocessioni anche su campionati di primavera, quindi aumentare la competitività. Quindi esiste questo campionato, non è che esiste. La squadra B serve per altri motivi che sono prettamente economici per queste società. E quindi tesserare altri giocatori, tesserare giocatori stranieri, tesserare ancora più giocatori, avere rose ancora più ampie, E poi la Lega porta 1.200.000 euro a squadra, comunque, quindi Sì, anche vabbè, ora quello. fino all'anno scorso era una squadra sola, 1.200.000 diviso 60, quant'erano? Ma se ne entra 50.000 euro 5-6, per uno. ma Sì, Franco vince no, altri no, soldi. più ne entra per, sicuramente, sicuramente. Purtroppo è anche una questione economica, purtroppo. Quindi va bene, chiudiamo qui, leggiamo gli ultimi commenti. Riccardo Bonelli che dice, David Bonni intanto che dice sì, però ormai la strada è segnata, la Lega non tornerà mai più indietro. Riccardo Bonelli che dice, non abbiamo capito fin dal 2018 che è una protesta inutile, danneggiamo la squadra e basta. La protesta batte l'amore per la squadra, 3 punti persi. E sempre Rick che dice, talmente importante la protesta che il prossimo campionato raddoppieranno le squadre. Ma di cosa parliamo? E Patrizio Blonda che dice, non sarebbe più semplice che tutti i tifosi di sci firmassero una petizione contro la partecipazione delle squadre B? Solo in questo caso potremmo avere un risultato, tanto loro puntano solo a soldi. E Riccardo Bonelli dice, ma Massimo parla nel deserto, sta solo dicendo che il modo della protesta è sbagliato. Ok, ecco niente, chiudiamo qui il discorso, tanto Ma sono... comunque calma, con i 3 punti persi, vuol dire la Ecco, partita volevo dire resta. questo, infatti, ci abbiamo da giocare, volevo proprio No, dire questo. anche perché io sono convinto che i gruppi organizzati, gli ultras, non entreranno, ma poi la curva sarà aperta, quindi il pubblico ci sarà, la tribuna ci sarà, cioè, non sarà uno stadio deserto, mancheranno i cori di questi ragazzi che sono veramente quanto di più appassionato possa avere una squadra di calcio di questo livello. Ma E Massimo comunque aveva aperto la trasmissione citando il nome di un film. Qual era, Massimo? le mine Oh, e vaganti io allora io invece voglio finire dicendo, citando anch'io un film, ricomincio da tre, visto che siamo brava. tre vittorie. Va bene, di fila, e dalla Juve Esatto. bisogna ripartire con altre 3 vittorie di fila, E perché poi poi bisogna sfatarlo anche questo mito, oh, volevo dire questo, c'è da sfatare, ne abbiamo sfatate tanto quest'anno, c'è da sfatare questo tabù, con la Juve non abbiamo mai vinto, quindi sarebbe anche poi prendersi una piccola rivincita, insomma, anche Che cavoli. se simbolica, però insomma su quello che è successo Sì. negli anni Mi è precedenti, no? rimasta qui appena Ne appena. Sì. parlavamo, Massimo, no, appunto, qualche puntata fa, Appena quindi. appena, proprio una cosa. Va bene, siamo in chiusura, ecco, insomma, ricordiamo che venerdì ci sarà Blog in Air dove parleremo appunto della partita con la Juventus, ecco. E niente, comunque sia, dai, chiudiamo che comunque, insomma, l'Arezzo quello che doveva fare l'ha fatto, quindi da quello che viene da ora in poi è tutto di guadagnato, è tutto di inaspettato e anche di piacevole, no? Perché insomma, quando non avevi queste aspettative, tutto quel che viene insomma, è gradito, no? Fa più piacere ancora. Quindi ringrazio Massimo anche per l'intervista che ci ha concesso di Indiani, che insomma, Ma è figurati. veramente, veramente grazie Massimo. Grazie Ringrazio a voi. Franco, ringrazio David, Ciao, ringrazio chi ci ha buonanotte. Grazie, seguito. buonanotte a tutti. Grazie. Ci vediamo venerdì, forza Arezzo, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, E buonanotte. io colgo l'auguri per fare tutti gli auguri di Pasqua perché non ci rivediamo. Bravissimo. Bravo, Auguri a bravo. tutti. Auguri di buona Grazie. Pasqua. Buonanotte.